È ormai un copione che si ripete, il Taranto spreca dagli 11 metri l'occasione per i tre punti ed il Campobasso strappa un punto dallo Iacovone. È la terza volta che accade in casa dopo Monterosi e Paganese. L'epilogo stavolta fa notizia, più del pareggio forse. È finita 1-1 fra Taranto e Molisani sugli spalti circa 2000 spettatori. Il tecnico La Terza fa l'annunciato mini turnover, schiera dall'inizio Ferrara e Sant'Arpia. Non c'è Zullo per infortunio, al centro della difesa gioca Riccardi. Dopo 91 secondi il Taranto passa in vantaggio, Sant'Arpia lavora un pallone per Mastro Monaco che anticipa l'estremo difensore molisano e serve un pallone d'oro a Giovinco che a porta sguarnita sblocca il risultato. Il Campobasso reagisce ma lo fa timidamente, Chiorra rimane pressoché inoperoso. Nella ripresa dopo 3 minuti c'è un tiro alto dal limite di Mercai da poco in campo. Al nono ancora Campobasso, il colpo di testa di Magri sugli sviluppi di un corner manda il pallone di poco fuori. Il gol del pari è nell'aria, giunge al 15esimo Mercai, crossa per Rossetti la cui conclusione viene respinta ma non trattenuta da Chiorra, tapin vincente di Emmaus che sigla il gol dell'ex. Da segnalare l'ingresso in campo di Mannè che fa così il suo esordio con la maglia del Taranto. Al 37esimo la squadra di La Terza potrebbe raddoppiare ma la conclusione di Falcone manda il pallone a stamparsi clamorosamente sul palo. Ma l'occasione più ghiotta capita quasi al 90esimo quando Van Zan atterra proprio Mannè. Sul dischetto si porta Saraniti che si vede respingere la conclusione dall'estremo difensore Zamarion Juniores classe 2000. 5 minuti di recupero e il Taranto incassa il terzo pareggio consecutivo del 2022.